Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video cui si deve parlare della partita con la P maiuscola che dovremmo fare domani contro la Spagna. Dobbiamo giocare contro il Belgio. Penso che Luis Enrique farà sempre 4-3-3? Sì, quindi modulo specchio. E quindi molto difficile come partita nel senso tattico, ma nel senso tecnico lo è ancor di più perché è indecifrabile la Spagna di Luis Enrique. Bisogna vedere gli interpreti come saranno, ma soprattutto il Manchu è propenso ad affermare l'11 titolare contro il Belgio, quindi Verratti, Jorginho e Barella. Ma noi vogliamo Locatelli perché si dice che dovrebbe giocare Berardi dal primo minuto. E quindi, ragazzi, Locatelli e Berardi, come diciamo spesso, insieme giocano meglio. Locatelli può giocare pure da solo, ma Berardi ha un impatto diverso se gioca con Locatelli. Vedi il gol contro la Svizzera. Quindi vediamo. Chiesa ovviamente risiederà in panchina. C'è il rebus di chi giocherà a sinistra, se Emerson Palmieri oppure Toloi a destra con Di Lorenzo a sinistra, oppure Florenzi a destra con Di Lorenzo a sinistra, o Florenzi a sinistra e Di Lorenzo a destra. Non si è capito una mazza. Però resta il fatto che se superi la Spagna, probabilmente in finale troverai o l'Inghilterra o la Danimarca. Non mi sbilancio, ma probabilmente gli inglesi. E giocarti una finale da strasfavorito, perché comunque l'Inghilterra giochi in casa, hai 60 milioni di spettatori, hai 60.000 spettatori, che milioni, tacci mia, 60.000 spettatori a Faie, tipo, lì dobbiamo giocare contro due avversari. Se invece la Danimarca fa il miracolo, però intanto dobbiamo vincere domani, stavo a di stasera. Dobbiamo vincere, dobbiamo convincere come il primo tempo contro il Belgio, in cui abbiamo messo in difficoltà quei tre là dietro, la Spagna con Laporte e Pau Torres. Diciamo che l'anello debole è il Franco Basco. Io lo dico. Tutto sulla porta perché Pau Torres è bello, è interessante come difensore. Poi Jordi Alba e uno tra, penso sia Azpilicueta a destra. Con questa difesa a 4 un po' così, un po' sul vecchio, solo con Pau Torres che abbassa la media. Però, calma, calma. Centrocampo con il Busquets di turno. E davanti penso giochi Morata al posto di Gerard Moreno. Con Gerard Moreno pronto a subentrare. Ferran Torres e Pedri. Gli altri due centrocampisti, sempre un rebus. Bisogna vedere proprio alle ore 21 quando usciranno gli ufficiali. Cioè, 20, 8 e mezza. Diciamo e niente, noi come sempre dobbiamo giocare come sappiamo giocare, come abbiamo detto per Italia e Belgio, provenienti da un ottavo di finale molto burrascoso contro l'Austria, ma abbiamo cancellato qui e abbiamo giocato a mente libera. Gli abbiamo fatto vedere il calcio. Nel secondo tempo abbiamo sofferto da Italia come sappiamo soffrire noi. E l'abbiamo portata a casa questa semifinale, questo pass per la semifinale. Dobbiamo fare lo stesso per prenderci il pass alla finale di Euro 2020.
21. Quindi forza ragazzi, forza Italia, forza Mancio, 32 risultati consecutivi contro il Belgio. Qualcosa di inaspettato per l'Italia del Mancio, per il Mancio stesso, per Vialli, per Oriali, per tutti quanti i membri dello staff tecnico del CT, Roberto Mancini. Andiamo a Raspadori in campo, al posto di Immobile. No, scherzo. Però, se lo rischia un pezzo di partita, non mi sorprenderei, ma penso proprio di no. Bernardeschi non ha più giocato, rischia la giocata, vediamo se il Mancio toglierà Insigne ad un certo minutaggio per farlo entrare, non so, tutte le ipotesi possono essere buone. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, qui da te è tutto, forza Italia, domani, ore 21, Italia-Spagna, a Wembley, semifinale, Euro 2020, bella!